Nel derby tra Torino e Novara dei Granata, ci racconta la partita Gianni Cerqueti. Vediamo. È il quinto minuto del primo tempo. Junco vede lo scatto di Bianchi e pur scivolando riesce a servire il capitano del Torino che firma un gran gol. Il ritorno alla rete per Bianchi scavalcato Uicani, gara in discesa per la squadra di Lerda. Conclusione di Garofalo e non riesce a coordinarsi al 100% Bianchi. Per il Novara lo spunto da parte di Motta, elegante ed efficace nel controllo destro a giro insidioso, ma Rubigno c'è. Poi punizione per il Novara, grande deviazione in corner di Rubigno sulla conclusione di Rigoni. Fontana, portiere di riserva del Novara ma ex Granata, saluta i suoi vecchi tifosi. Sbaglia il secondo assistente perché segnala un fuorigioco di Bianchi che invece non c'è, era in posizione regolare. Sgrigna, converge, poi destro a giro, deviazione non impegnativa per il portiere albanese. Poi Bertani, sembra ben indirizzato il suo destro, Rubigno respinge, poi Motta non riesce a inquadrare il bersaglio. Motta sostituito da Ventola, ex Torino. Lanciato Lazarevic, lo ferma Ludi, intervenendo con la mano sinistra. Espulsione decisa dall'arbitro Baraccani, andava verso la porta Lazarevic, spiega l'arbitro ai giocatori del Novara. Novara in 10 ma sostenuto da oltre 4.000 tifosi fino in fondo. Bianchi sciupa la perfetta assistenza di D'Ambrosio. Poi Porcari, ammonito 6 minuti prima, prende il secondo giallo per questo intervento su Rivalta e rimane in 9 addirittura il Novara, che però potrebbe pareggiare con Marianini sugli sviluppi del corner, schiacciata, ma è notevole il riflesso di Rubigno. Errore anche da parte del primo assistente perché Ventola era in posizione regolare, infuriato Tesser con il collaboratore dell'arbitro. Bertani, destro, di petto respinge Rubigno, le emozioni non sono finite, tutt'altro, Sgrigna va per linee esterne, la palla passa sotto la gamba sinistra di Obodo, subentrato a Junco. Poi Gemiti, perfetto il cross per Ventola che sfugge a Garofalo ma sciupa l'occasione per il pareggio. E poi Sgrigna, proprio in chiusura, non trova l'angolino basso più lontano. Vince comunque il Torino. I giocatori del Novara salutano i tanti tifosi arrivati all'Olimpico di Torino. E possiamo chiudere con le immagini. Seconda vittoria consecutiva, la prima in casa in questo campionato per il Torino. Convincente nel primo quarto d'ora, ma distratto e sciupone in superiorità numerica. Il Novara perde la sua imbattibilità, ma ha esibito uno spirito straordinario, grande carattere davvero, in 9 contro 11 e fino al termine del match. Più che a Bianchi, e peraltro decisivo, la nostra segnalazione oggi va a Rubigno. Lo stile a volte lascia un po' a desiderare, ma tanta sostanza in 5 parate. E noi da Torino avremmo concluso. Cerqueti, scusami, sabato scorso quando il Torino vinse a Modena sul Sassuolo io ti chiesi, ma fu vera gloria? Quest'oggi? Direi di no al 100% perché quando poteva congelare il match a proprio favore, essendo rimasto in 11 contro 9, il Torino non ha avuto secondo me la personalità per impedire al Novara di rendersi pericoloso, non solo, ma ha avuto anche diverse opportunità perché il Novara gioco forza, doveva sbilanciarsi alla ricerca disperata del pareggio e non è riuscito anche a sfruttare le occasioni che il Novara negli ampi spazi ha concesso. Naturalmente però la sostanza rimane, il Novara si è presentato all'Olimpico da primo in classifica, il Torino comunque insomma ottiene 3 punti molto molto importanti, ma c'è ancora qualcosa da lavorare, naturalmente su cui lavorare da parte di Lerda, che peraltro lo sa benissimo. Grazie a Gianni Cerqueti e andiamo allora agli anticipi di Serie A, Fiorentina-Lazio appena finita, ma andiamo a San Siro.